Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Dramion, compressa rilascio modificato. IST. Farmaco biologico Struder SRL. Ultimo aggiornamento. 6 ottobre 2021. Cosa Dramion, compressa rilascio modificato? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Indicazioni. Posologia. Controindicazioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Dramion, compressa rilascio modificato durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cosa Dramion, compressa rilascio modificato? Dramion, compressa rilascio modificato ha un farmaco a base del principio attivo gliclazide, appartenente alla categoria degli ipoglicemizzanti orali e nello specifico sulfonilurei. È commercializzato in Italia dall'azienda IST. Farmaco biologico Struder SRL. Dramion, compressa rilascio modificato può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Dramion 30 mg 60 compresse a rilascio modificato. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. IST. Farmaco biologico Struder SRL. Ricetta. RR. Medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe. A. Principio attivo. Gliclazide. Gruppo terapeutico. Ipoglicemizzanti orali. Forma farmaceutica. Compressa a rilascio modificato. Indicazioni. Diabete non insulino dipendente, di tipo 2, nell'adulto, quando le misure dietetiche, l'esercizio fisico e il calo ponderale non siano da soli sufficienti a controllare la glicemia. Posologia. Posologia. La posologia giornaliera può variare da 1 a 4 compresse, ovvero da 30 a 120 mg, in un'unica somministrazione giornaliera a colazione. Si raccomanda di deglutire le compresse intere. In caso di mancata assunzione di una dose, non aumentare la dose il giorno successivo. Come per tutti gli agenti ipoglicemizzanti, la posologia deve essere adattata in funzione della risposta metabolica individuale di ciascun paziente, glicemia, HbA1c, dose iniziale. La dose iniziale raccomandata di 30 mg al giorno. Se il controllo glicemico è soddisfacente, questa posologia può essere adottata come trattamento di mantenimento. Se il controllo glicemico non è soddisfacente, la posologia può essere gradualmente aumentata a 60, 90 o 120 mg al giorno. L'intervallo tra ciascun aumento di dose deve essere di almeno un mese, salvo nei pazienti nei quali non si verifichi alcuna riduzione della glicemia dopo 2 settimane di trattamento. In questi casi è possibile aumentare la posologia alla fine della 2ª settimana di trattamento. La dose massima raccomandata è di 120 mg al giorno. Sostituzione di compresse di gliclazide da 80 mg con Dramion 30 mg compresse a rilascio modificato. 1 compressa di gliclazide da 80 mg equivale a 1 compressa di Dramion 30 mg. La sostituzione può quindi essere attuata controllando attentamente la glicemia. Sostituzione di un altro antidiabetico orale con Dramion 30 mg. Dramion 30 mg può essere usato per sostituire altri antidiabetici orali. Per passare a Dramion 30 mg occorre tenere presenti la posologia e l'emivita dell'antidiabetico che viene sostituito. In generale, il passaggio avverrà senza fase di transizione. Si deve cominciare con una dose di 30 mg che verrà successivamente adattata, come sopra descritto, in base alla risposta glicemica del paziente. Nel caso in cui si sostituisca una sulfanilurea ipoglicemizzante a emivita prolungata, può essere necessario rispettare una finestra terapeutica di qualche giorno, al fine di evitare un effetto additivo dei due prodotti, che può causare ipoglicemia. Nella fase di sostituzione si raccomanda di seguire la stessa procedura indicata per l'inizio di una terapia con Dramion 30 mg, cominciando il trattamento alla posologia di 30 mg al giorno e aumentandola gradualmente in funzione della risposta metabolica. Associazione con altri antidiabetici. Dramion 30 mg può essere somministrato in associazione alle biguanidi, agli inibitori dell'alfa-glucosidasi o all'insulina. In pazienti non sufficientemente controllati con Dramion 30 mg è possibile iniziare contemporaneamente una terapia insulinica sotto stretto controllo medico. Popolazioni speciali. Pazienti anziani. Dramion 30 mg deve essere prescritto seguendo lo stesso schema posologico raccomandato per i pazienti di età inferiore ai 65 anni.
Danno renale. Nei pazienti affetti da insufficienza renale da lieve a moderata è possibile seguire lo stesso schema posologico di quelli con una funzionalità renale normale, tenendo il paziente sotto stretto controllo. Queste evidenze sono confermate da studi clinici. Pazienti a rischio di crisi ipoglicemica per stati di denutrizione o di malnutrizione, patologie endocrine gravi o mal compensate, ipopituitarismo, ipotiroidismo, insufficienza adrenocorticotropa, interruzione di una terapia cortisonica prolungata e barra o a dosaggio elevato, patologia vascolare grave, grave coronaropatia, grave compromissione carotidea, patologia vascolare diffusa. Si raccomanda di iniziare il trattamento alla posologia minima di 30 mg al giorno. Popolazione pediatrica. L'efficacia e la sicurezza di Dramion 30 mg nei bambini e negli adolescenti non è stata stabilita. Non sono disponibili dati clinici nei bambini. Controindicazioni. Il medicinale è controindicato in caso di ipersensibilità alla gliclazide o a uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1, alle altre sulfaniluree o ai sulfamidici. Diabete di tipo 1. Precoma e coma diabetico. Chetoacidosi diabetica. Grave insufficienza epatica o renale. In questi casi si raccomanda di ricorrere all'insulina. Trattamento con miconazolo, vedere paragrafo 4, 5. Allattamento, vedere paragrafo 4, 6. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Ipoglicemia. Questo trattamento deve essere prescritto soltanto a pazienti che assumono i pasti con regolarità, compresa la prima colazione. Una regolare introduzione di carboidrati è importante a causa del maggior, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Le seguenti sostanze possono aumentare il rischio di ipoglicemia. Associazioni controindicate. Miconazolo, via sistemica, gel orale. Aumento dell'azione ipoglicemizzante, con possibile comparsa di sintomi ipoglicemici, fino al coma. Associazioni, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Dramion, compressa rilascio modificato, insieme ad altri farmaci come Eurosalozofa Euro, Eurosaviflucoxa Euro, Euroscanacida Euro, Euroscrinozola Euro, Eurosdactarin, Gela Euro, Eurosdecoderma Euro, Eurosdiflucan, Capsula Euro, Eurosdiflucan, Polvere A Euro, Eurosdiflucan, Soluzione, Uso Interno, A Euro, Eurosdizolo Euro, Euroselazofa Zora Euro, Eurosfluconazolo Abca Euro, Eurosfluconazolo Acorda Euro, Eurosfluconazolo Almusa Euro, Eurosfluconazolo Eurobindo Euro, Eurosfluconazolo B Barona Euro, Eurosfluconazolo Bioindustrial. I.M. Euro, Eurosfluconazolo Doc Generica Euro, Eurosfluconazolo Ega Euro, Eurosfluconazolo Galenica Senesia Euro, Eurosfluconazolo Exala Euro, Eurosfluconazolo Icma Euro, Eurosfluconazolo Cavia Euro, Eurosfluconazolo Milana Euro, Eurosfluconazolo Pensa Euro, Eurosfluconazolo Ratiofarma Euro, Eurosfluconazolo Sanduza Euro, Eurosfluconazolo Suna Euro, Eurosfluconazolo Zentiva Euro, Eurosflucostenola Euro, Eurosfluchimetesa Euro, Eurosflumicona Euro, Eurosflumusa Euro, Eurosfluresa Euro, Eurosfungusa Euro, Eurosgemifluxa Euro, Eurosclaidera Euro, Euroslefunzola Euro, Eurosluramica Euro, Euroslucandiola Euro, Eurosmiconal, Lavaggio barra Bagna Euro, Eurosmiconixa Euro, Eurosmicotef, Crema Euro, Eurosmicotef, Gela Euro, Eurosmicotef, Soluzione A Euro, Eurosmucesa Euro, Eurosnizzacola Euro, Eurosriflexa Euro, Eurostedima Euro, Euro, Eurostrimicosa Euro, Eurosvend, Compressa Rivestita Euro, Eurosvend, Polvere A Euro, Eurosvoriconazolo Accorda Euro, Eurosvoriconazolo Aristo Euro, Eurosvoriconazolo Eurobindo Euro, Eurosvoriconazolo Diarredisa Euro, Eurosvoriconazolo Milan Pharma Euro, Eurosvoriconazolo Milana Euro, Eurosvoriconazolo Sandozba Euro, Eurosvoriconazolo Sanduza Euro, Eurosvoriconazolo Teva Euro, Eurosvinca Euro, Eurosamizola Euro, Euroscerfuna Euro, Eurosolodera Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Dramion, compressa a rilascio modificato durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Dramion, compressa a rilascio modificato durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. I dati relativi all'uso di gliclazide in donne in gravidanza non esistono o sono in numero limitato, meno di 300 gravidanze esposte, sebbene vi siano alcuni dati disponibili con, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Dramion non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare e usare macchinari.
Comunque, i pazienti devono essere sensibilizzati sui sintomi dell'ipoglicemia e devono usare prudenza nella guida di autoveicoli o nell'utilizzo di macchinari, specialmente all'inizio del trattamento. Effetti indesiderati. Nel corso dell'utilizzo della gliclazide sono stati segnalati i seguenti effetti indesiderati. La reazione avversa più frequente con gliclazide è l'ipoglicemia. Come con altre sulfanilureae, il trattamento con Dramion può, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Il sovradosaggio da sulfanilureae può causare ipoglicemia. Sintomi modesti di ipoglicemia, senza perdita di coscienza, NA copyright. Altri segni neurologici devono essere corretti con un apporto glucidico, un adattamento della posologia e barra una modifica del regime alimentare. Il paziente deve essere tenuto sotto stretto controllo fino a quando il medico non abbia la certezza che il paziente sia fuori pericolo. Gravi reazioni ipoglicemiche, con coma, convulsioni o altri disturbi neurologici sono possibili e rappresentano un'urgenza medica che richiede l'immediata ospedalizzazione del paziente. Se viene diagnosticato o si sospetta un coma ipoglicemico, si devono somministrare al paziente 50 ml di soluzione glucosata concentrata, dal 20 al 30%, in perfusione IV rapida. Questa deve essere seguita da una perfusione continua di una soluzione glucosata più diluita, 10%, a una velocità tale da mantenere la glicemia al di sopra di 1 g/L. I pazienti devono essere tenuti sotto stretta sorveglianza e, in base alle loro condizioni in quel momento, il medico deciderà se sono necessari ulteriori controlli. A causa del forte legame della gliclazide alle proteine plasmatiche, la dialisi non è utile al paziente. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Sulfonamidi, derivati dell'urea. Codice ATC. A10BB09. Meccanismo d'azione. La gliclazide ha una sulfanilurea ipoglicemizzante a euro agente antidiabetico orale che differisce dai composti correlati per un anello eterociclico. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Le concentrazioni plasmatiche aumentano progressivamente nelle prime 6 ore successive all'assunzione, poi rimangono in fase di plateau tra la sesta e la dodicesima ora dopo la somministrazione. Le variazioni, dati preclinici di sicurezza. Sulla base degli studi convenzionali di tossicità per dosi ripetute e di genotossicità, i dati preclinici non rilevano rischi particolari per l'uomo. Non sono stati condotti studi di cancerogenicità a, elenco degli eccipienti, calciofosfato di basico di idrato, maltodestrina, ipromellosa, magnesio stearato, silice colloidale anidra. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Dramion, compressa a rilascio modificato a base di gliclazide sono Diamicron, compressa a rilascio modificato, Gleucos, gliclazide laboratori eurogenerici, gliclazide Milan Generics, gliclazide Sandoz, compressa a rilascio modificato, gliclazide Teva Italia, gliclazide Zentiva Lab. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.